Panama City si è tacciata adesso da migliaia di soldati americani a caccia di Noriega e a tentare di snidare i fedelissimi del Battaglione della Dignità, che evidentemente hanno preso alla lettera l'appello del dittatore vittoria o morte. Improbabile epilogo, ma certo ancora combattimenti in diverse località del paese, bombardati dal cielo alcuni quartieri della capitale, segno evidente che l'ordine continua a non regnare a Panama. Anzi, è una lontana vaga ipotesi, tant'è che è stato rafforzato ulteriormente il contingente americano e mille conferme che l'invasione è destinata a protrarsi nel tempo. Lo stesso presidente Bush in una conferenza stampa ieri sera ha detto che i GIs resteranno a Panama fino a quando sarà necessario, cioè il potere democratico stabile e sicuro, appunto l'ordine a Panama. Per ora il neopresidente Ndara, apparso ieri in Parlamento per la prima volta dopo l'invasione, non riesce nemmeno a far rispettare il coprifuoco a Panama City e a giudizio di molti ha un vizio d'origine, quello di aver prestato giuramento in una base militare americana e passa così in secondo piano la sua vittoria nelle elezioni di maggio annullate dal dittatore narcotrafficante. Così, per Marines e Rangers si profila il passaggio da forza di invasione a forza d'occupazione. Ed è sempre più chiedersi non solo fino a quando, ma a che prezzo. Le vittime, prima di tutto una ventina finora i morti, 200 e passa i feriti e le prime bare da Panama arrivavano ieri, propriamente il presidente Bush parlava e le grandi reti televisive hanno trasmesso tutti e due gli avvenimenti in diretta, spaccando così il teleschermo. Pesa infine il dissenso internazionale, soprattutto quello del Centro e Sud America, proprio quando i rapporti con Washington sembravano al meglio. Significativo che l'Organizzazione degli Stati Americani abbia approvato una risoluzione che condanna l'invasione di Panama con 20 voti favorevoli, 6 astensioni e il solo voto contrario degli Stati Uniti.